Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas e anche ultimo di questo 2019. Mamma mia, abbiamo finito! Oggi è appunto 24, è la vigilia, poi vabbè vi riprenderò anche il pezzo dopo mezzanotte, quindi sarà anche il 25, che volete di più? Stamattina, anzi oggi in generale, prima di stasera, perché noi logicamente festeggiamo poi stasera a casa di mia nonna, devo fare un sacco di cose, tra cui stamattina devo passare al supermercato a comprare delle cose, però non per oggi ma per il 26 che è Santo Stefano, che devo andare a casa di Giulia. Poi volevo passare a trovare mio nonno che sta al cimitero, insomma è brutto da dire, però ci tenevo a fare questa cosa, spero di non sentirmi troppo male. Devo lavarmi i capelli e cucinare cose. Quindi adesso mi sono alzata prima di tutti quanti, stanno tutti a dormire. No, mio padre sta al lavoro, poverino, vabbè. E quindi niente, mi sbrigo così riuscirò a fare tutto. Come vedete dalle mie spalle, sono appena stata a trovare mio nonno. Mamma mia ragazzi, ogni volta non ce la faccio mai. Vado, torno indietro, poi arrivando. Così io di solito mi metto lì davanti e gli parlo, gli dico cosa mi è successo in questo periodo. Stavolta non l'ho potuto fare perché c'erano due signori alla, insomma, alla tomba vicino, stavano facendo pulizie e cose. Quindi non mi sembrava il caso, cioè sembrava una pazza, però dai, non sarò l'unica che lo fa. Però io ho detto buon Natale, io ho sistemato un pochino. Vi dico solo che per quanta gente c'era non sono potuta neanche andarli a comprare il fiore. Avevo visto l'altra volta un fiore bellissimo che gli volevo mettere. C'era una bolgia di gente al negozietto, insomma, prima che vende tutti i fiori. Stasera, ecco che mi viene il magone. Non so come farò stasera. Questo è un bel punto interrogativo. Infatti io avevo idea di andare direttamente struccata stasera, perché me lo sento, sarà un continuo ricordarsi di cose. Infatti ve l'ho già detto qualche vlogmas fa, quest'anno è proprio dura, durissima per me. So che lui c'è sempre qui. Arrivata al supermercato, mi sono un attimo fermata al reparto cagnolini per vedere se magari dovevo prendere ancora qualcosina. In realtà Guanda ieri mi ha mangiato l'ossetto del cagnolino. Stavo già per dirvi il nome, quindi volevo vederne alcuni, ma mi sa che è ancora troppo piccino. Quindi vado direttamente a fare quello che devo fare. Ed eccoci, reparto bibite. Ok, ne devo prendere un po'. Mi sono messa una felpetta al volo, sempre questa qui di Natale. Così mi metto ad editare il vlogmas e almeno per oggi me lo tolgo dai pensieri. Almeno dopo, visto che è mezzogiorno, si comincia a fare qualcosina in cucina, anche se devo aspettare mia madre e mia sorella che... Io rientravo, loro uscivano e sono andata in palestra, almeno qualcuno ci va. Quindi devo aspettare loro, per pranzo farò una cosa velocissima. Vlogmas finito di editare, ci ho messo un pochino nonostante poi fosse abbastanza corto, non so neanche io il motivo. Madonna che urto sti cose che escono fuori, ma voi li tagliate? Io non li taglio mai perché oppure poi mi servono per le stampelle. Comunque... ho ricevuto tipo dalle 11 ad adesso, che sono quasi l'una, quindi in due ore, più di 4 messaggi di ragazzi che mi chiedono di essere truccate il 31. Allora io dico no, ci sta perché comunque mancano 6-7 giorni, però visto che io sono una e non mi posso sdoppiare per tante persone, alla fine ho detto a tutte di no, nonostante mi dispiaccia tantissimo perché è una perdita prima di tutto economica, perché comunque io avrei potuto anche farlo, no? Però col fatto che poi avrò il cagnolino non me la sento di lasciarlo da solo, quindi ho detto a tutte direttamente di no. Ripeto, stra mi dispiace, sia perché io adoro truccare gli altri, poi è il mio lavoro, e quindi insomma ho dovuto declinare un po' tutti, ahimè. Adesso metto in carica il vlog, ma Guanda è qui che sta russando, cioè proprio ragazzi si fa dei sonni, mamma mia beata lei. Capelli lavati, ne ho approfittato per fare anche, oddio troppo sole, una bella mascherina. Ho utilizzato la Coco Wow, questa qui di Hello Body, che è logicamente una delle mie preferite. Piccolo consiglio che do anche a voi: dopo la doccia o dopo che vi siete lavati i capelli, fate sempre maschere, cerottini per i punti neri, perché con l'acqua calda o comunque l'acqua, poi i vapori della doccia, vi si aprono i pori e insomma è sempre meglio, quindi io ne approfitto sempre. Tra l'altro ho notato che mi è uscito un brufolino
qui sotto, eccolo qui. Bene, sempre puntuale. Adesso finiti i miei rituali di bellezza, ci proviamo. Poi si va a pranzare perché, raga, cioè io non so che cosa è successo questo periodo, se mi si è tipo riallargato lo stomaco, ma ho sempre fame. Poi vabbè, vado a mangiare e mangio quello che posso, però ho sempre fame, sarà che mi sveglio presto, non lo so. Sono quasi le 2, ho finito adesso di asciugarmi i capelli. Li ho anche fonati con la spazzola, almeno sono già abbastanza dritti, dopo ci passo solo un po' di piastra. Comunque, ora che sono cresciuti e, come vedete, sono cresciuti tanto, mi ricordo perché li avevo tagliati. Cioè, ci vuole un'eternità, poi io non sembra, ma ne ho tantissimi. Quindi li divido sempre in più sezioni, li asciugo, li pettino, eccetera, eccetera, ma... Oh mio Dio! In più ho messo un po' della mia dry lotion su vari brufolini che ho trovato in giro. Ve la faccio rivedere prima che mi chiedete cosa usi, cosa usi. Ed è lei, questa qui di Mario Badescu, la drying lotion. Intingete il cotton fioc e prendete l'argilletta che c'è qua sotto. Dopodiché la tamponate. Sono super multitasking, sto guardando Good Witch, sto facendo la torta rustica, sto mangiando la mia piadinella. Allora, qui ci ho messo il ricotta. Gli spinaci li avevamo ripassati già ieri in padella. Poi ci ho messo pepe, peperoncino. Ci andrà un po' di parmigiano, un uovo intero e vabbè un po' di sale. Poi qui c'è la pasta brisé che devo stendere qui. E poi vediamo come verrà, insomma. Non sarebbe una buona giornata se non mi bruciassi con il forno. Tiè. Guardate qua come verrà questa bella cicatrice. Cioè, non potete capire, una puzza di pollo bruciato. Comunque, la nostra torta rustica è stata messa in forno. Adesso deve stare 20-25 minuti. Speriamo che venga buona. In realtà è solo la seconda volta che provo a farlo, ma adoro la torta ricotta e spinaci, quindi... Ed ecco qui la mia torta rustica cotta. È proprio appena uscita, al bordo fragrante, non sbruciacchiata troppo. Mia madre non ha capito che sta dicendo. Oh mio Dio, ma quest'anno lei invece è al contrario, tutta natalizia, vabbè. E tu non salite sul tavolo mica, eh? Un albero. E qui c'è che sta salendo. Ma che stai cercando di fare? Ma c'è solo insalata oggi, niente. Stiamo iniziando la sezione antipasti. Qui ho mischiato Philadelphia con il pesto. Questo è il pane, quello da sandwich. L'ho steso con il mattarello così viene più fino, se no poi viene una cosa gigante così. Poi ci andranno i pistacchi, questi qua, granella di pistacchi. Poi faremo Philadelphia con il salmone affumicato e i semi di sesamo. Poi faremo maionese con il tonno di cui se ne sta occupando Giorgia. Eccolo qua, bello scolato. Cerco di farvi vedere sul piano. Questo qui è il mio battuto di pancarrè, ok? Spadellatina, proprio così, rude, di cremina al Philadelphia pesto. Magari con un coltellino sarebbe meglio. Io adoro il Philadelphia pesto, lo faccio spesso. Sia la pasta, sia tipo sulle gallette, buono buono, quindi vai. Non troppo abbondante, ripeto, perché tanto poi, ecco, quando comincia a rompere, poi andrà arrollato. Poi si prende la granellina e si mette così sopra. Dopodiché si rolla. Mi raccomando, premete non troppo abbondantemente, sennò si spezza. E poi adesso vanno tagliati. Ed eccolo qua. Vai Giorgio, mette la maionese. Ma inizia con almeno 3 cucchiai. Schiaccia bene tutto quanto e vediamo come si percepisce. Allora, è subito musical di Frozen, ce le siamo cantate tutte. Qui abbiamo le nostre cosine, torta rustica. Questi sono i roll. Poi alla fine, vabbè, l'avevo fatti un po' misti. Ci ho messo la cremina al pesto col salmone. Insomma, tanto è tutto buono, va tutto nello stesso posto. Ok, fatto ciò, adesso vogliamo fare la casetta di pan di zenzero. Quella che io ho preso da Ikea e che sta qua dietro nascosta. Eccola qui, quindi questo qui, e ci dovrebbe essere, eccola qui, la colla per le pareti sostanzialmente. Allora, abbiamo montato il nostro camino, carinello, la casa, più o meno con qualche ammaccatura, ma c'è, ok? Le canzoni Disney continuano. No, questa io l'ho già capito, cosa? Ma loro ancora no, quella del Re Leone, Giorgio. L'amore è nell'aria stasera, io l'ho già capito.
cosa? Ed è quella del live action di quest'anno. PS, così. Qui c'è la porticella. Certo, ci potranno mettere due finestre. Vabbè, ora partirà. Dopo c'è la parte più bella. Decorazione. Comunque hanno ripreso a riprendermi in giro, non so se vi ricordate l'altro giorno. Questi sono i miei vlog di qualche anno fa. Un po' troppo zoom probabilmente, un po' di tremolio. Ed è subito Angelo, Piero Angela. Ma perché sta voce così rauca? C'ho il giacchetto, ce l'ho ancora, PS. Oddio! Questo è tutto a voi telespettatori. C'è già il fiatone, tu passi. Per lo sport, io per lo sport. Io quanto stiamo? Ecco. Ecco. Qui si comincia a sentire un po'. Non è venuto ancora, c'è la voce. Stavo sempre per prima. Guardate, che carino. Io sono in forma e studio. Sono in forma e studio. Due bugie in una frase. Oddio. Oddio. E che bugie. Qui continuiamo poi. Per presto. Quando sei felice di fare questo. Ecco. Niente. Se. Si chiama il sopravvissuto. Poi si fa sentire. Cadendo. Un occhio truccato. No, sto male. Freddo? Sempre la telecamera pulita. Guardi lì. Ragazzi, le mie imprese di sci, guarda, sì, ma lo zoom di mia madre è un po' così, eccomi, favolosa cubista, via, vabbè, ma che stavo aspettando? Che non mi riprendeva, probabilmente, oddio, vedo una qualche mossa, quello è sempre papà, ma guarda che sei andato pure lassù tu, È sempre Andrea, mi sa, sì. Guarda come si riguarda, narciso. Giorgia si sta dilettando nell'arte del puntinismo. Infatti. Io qui ho fatto una piccola ghirlanda. Dai raga, ci sta tutta alla fine, Guardate che carina che sta avvenendo. Giorgia invece sta finendo di fare i puntini colorati. Devi alternarli, Logicamente, ragazzi, c'è una logica. Adesso, vabbè, abbiamo fatto le nostre finestrelle. Manca soltanto... qui abbiamo fatto un cuore... Manca soltanto questa parte. Come vedete qui ci ho fatto due S perché ha la parte iniziale del nostro cognome e poi è l'iniziale di Serpe Verde. Quindi, insomma, c'è tutto un suo perché. Giorgio non sa neanche di cosa stiamo parlando a momenti. Qui ci sono delle una sorta di peperoncino portafortuna, di quelli che si mette fuori dalle case. In realtà era un... Come vedete l'abbiamo fatto anche in 3D, quindi meglio di così non si può. Ecco qui, casetta finita, ho scritto Ilaria Giorgia. Questo doveva essere il simbolo di Sailor Moon, che logicamente non sono riuscita a fare. In compenso, ragazzi, poi ditemi anche voi qua sotto, adesso io non mi sento proprio di bocciare il tutto, ecco. Allora, sto andando su in camera dei miei. Come vedete ci sono giusto un po' di regali. Stiamo impacchettando. Mi ha dato un regalino. Sordi. Tra l'altro, giusto per farvi capire la voglia che ho quest'anno di festeggiare, ho deciso che la piastra sarà il mio unico make-up di oggi. Cioè, vado bene così. Non mi voglio truccare, mi sciacquerò il viso e via.
c'è proprio zero voglia. Risulterò atipica, una truccatrice che ama il make-up, che non si trucca a Natale, è come dire un pilota d'aeroplani che non prende l'aereo per viaggiare. Però raga, che vedo di, c'è proprio zero sbatti, poi siamo in ritardo e non mi va di fare una cosa tanto per. Quindi questo è, sarò carina anche così, che dite? A parte sembrare un mezzo zombie con sto occhiaione, ma se ne faranno la ragione. Ok ragazzi, sono pronta. Qui c'è un pacchettino che ho impacchettato adesso, l'ultimo, per mia nonna da me. Ho messo un po' dei miei anellini. In realtà volevo farvi vedere l'ustione prima del forno. Guardate cosa mi è diventato. Mamma mia raga, c'è ancora di pollo bruciato. Infatti mo ci metto una delle mie cremine. Ecco qua, a parte il casino, già stanno mangiando le nostre tartine. Ciao. Oh, vedete, una che si è vestita natalizia. Io grinciosa anche oggi, ragazzi. Guarda, mangio cibo. No, in tutto ciò non stavo riprendendo. Allora ragazzi, sono stata a parlare tipo 5 minuti, 3 minuti dai. In realtà non stavamo riprendendo, quindi niente, piccolo break dalla cena con lo skyline di Roma Sud. Che è questa Roma Sud? Mi sbaglio sempre. Roma Sud, qui abbiamo Giorgia. E niente, abbiamo detto tante cose che non saprete mai, perché mo ripeterle è un po' da scemi. Comunque sappiate, break, perché io non ce la faccio più, sono già full. Spatti dolci direttamente. Babbo Natale, Gabri! Guardalo! Dov'è? Non riesce a passare. Babbo ha fatto una deviazione. Mio padre! Fatto è tipo non schiacciare la cacca. No, quello tipo della Ferragni che gli hanno schiacciato con la cacca. Che c'hai Nati? Oh, i tatuaggi. No Nati, me ne devi fa uno, qual è il coso dei tatuaggi? Bello, mi piace più quello dei tatuaggi. Però apri il nostro Nati, vai. Che carine, grande il gioco. Lo voglio io, lo voglio. Mamma mia. Guarda quanto è gordo. Ne vuole altri, ne vuole. Il vassoio del Giovanni. Il vassoio del Giovanni. Mia madre è molto felice di fare. No. No vabbè, mio zio, mio padre, tipo sale olio proprio raga. Mia nonna, eccola là, che ha la sua collana finalmente. Vabbè, questo è il momento più imbarazzante. Ecco il mio primo regalo. No ragazzi, il sacco della Befana. Il sacco della Befana. Cos'è? No. Oh, dacci le cose consistenti. Guardate mia zia carina ragazzi. Una mug travel. Ok ragazzi, non c'è stato bisogno del... Oh, mi serviva tattico. Questi sono i miei regalini di oggi. Soldini, tazzina. Pronta per un nuovo viaggio. 69. Però il numero della mia cartella. Per qualcuno è il massimo. No, per qualcuno, più di uno. Sette. Ma ecco il mio giorno. Mi vuoi ricordare? Per la tombola. Ragazzi, quando si dice sfortunato in amore, fortunato in gioco, è vero. Perché ho fatto ambo, cinquina e tombola su un'altra cartella e ne avevo due. Quindi direi che non mi è andata male. Quindi ragazzi, il nostro ultimo vlogmas finisce ufficialmente qui. Ho deciso di finire la ripresa all'aperto mentre torniamo verso casa. Ecco lì Giorgia, così almeno cambiamo location per un po'. Oh mio Dio, come avete visto ho vinto. Yeah. Spero questi vlogmas vi siano piaciuti anche quest'anno. Giorgia saluta. Bene, un saluto silenzioso. Niente, domani un'altra andata, però andiamo dall'altra nonna. E io vi mando un grosso bacione, spero vi siate divertiti.
e ci vediamo presto.